Ok amici, partiamo subito con le cose di oggi. Puntata molto bella. Allora, sono dimenticato di mettere i bidoni fuori dell'immondizia, porca pozzola. E sono già passati. Questi passano alle 8. Allora, oggi parliamo un po' notizie. Ah sì, ieri c'è stata. Arca puzza, era lì il bidone! Arca pazza! Ieri c'è stata. Oggi che giorno è? Il 2. Vabbè, allora sì, dai. Diciamo che c'è una sparatoria in una scuola ogni 2 settimane e c'è stata giusto ieri. Stavolta è stata opera di uno scemo. Metà inglese, metà africano. E ha sparato, abbiamo ucciso ben 9 persone. Poi si è ucciso anche lui, ovviamente si uccide lui. Ovviamente i repubblicani continueranno a dire: le armi non uccidono, le persone sono. A posto, a posto. E giù commenti, giù commenti. Il dibattito sulle armi americane l'abbiamo già dibattuto. Discorso, l'abbiamo già dibattuto, diciamo che è un bel dilemma. Però questo qua, voltiamo pagina, notizia di spalla, notizie di hacker. Secondo me è uno dei problemi che della società moderna è il problema degli hacker. Problema non problema, perché a volte gli hacker fanno anche delle robe belle. Giuste, però alla fine chi ci rimette sei sempre te, amico. In questo caso gli hacker hanno hackerato il sistema Patreon. Patreon, che magari lo potremmo vedere in una delle nostre nuovissime puntate di marketing e fare gli strasoldi con internet. Teoricamente, no? Io vi dico le idee teoricamente, poi c'è chi riesce e c'è chi non riesce, no? Io non riesco. Comunque le idee ce le ho, no? Allora, praticamente, uno mi ha detto, ma perché vai a lavorare se ti fai... Allora, parlare e dire le idee è facile. Come diceva Steve Jobs, tra il dire e il mare, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Lo diceva sempre Steve. Between the sea... non lo so come diceva. Allora, fatto sta che Patreon, aperta parentesi, è, diciamo, un sistema dove i fans... Ovviamente fans americani, perché a me mi sembra, cioè, mi sembra inutile farlo per un pubblico italiano. Vuoi che uno dice, allora, hai fatto il video bello? Sì, voglio pagarti $1 al mese. No, è impossibile, non esiste, è un concetto che va al di fuori dei parametri normali, della concezione. Io lo farei, adesso la domanda sarebbe, io, Mirko Jacks, lo farebbe? Non lo so! Il canale mi deve piacere però di brutto, insomma, cioè, è come se fosse un film sarebbe Le Iene, all'inizio quando sono al ristorante io non do $1 di mancia perché mi ha portato solo il caffè 3 volte. Diciamo che se il canale è bello, bello ma bello, ma dico minchia che te lo dico a fare, bello, forse sì. Poi, siccome Patreon, ovviamente molte persone non vogliono finanziare uno, dargli dei soldi per vedere i video di YouTube, che sono gratis, la strozzata, no? Però allora, alcuni, praticamente quando raggiungono un tetto, tipo se doni $50, oppure quando raggiungono $500, faccio un video speciale solo per voi, quindi avete un ritorno. Adesso nel mio caso, cartolina, Adesso non l'ho ancora sfruttato, ho fatto la pagina, però non l'ho ancora sfruttato, però possiamo benissimo fare donami un euro e io ti mando la cartolina. La cartolina attira, diciamo che la cartolina attira, ma più la cartolina del mio che Marta Show. Le cartoline della Florida così o degli Stati Uniti non attirano, boh, non lo so. Fatto sta che vabbè, se doni, allora li facciamo Patron. Doni un euro al mese, perché poi la fregatura, secondo me il patrone è anche un po' a fregatura, perché uno dice, ti metto un euro, poi magari non si ricorda, oppure vabbè, va bene, poi si dimentica, praticamente ogni mese gli tirano, ti vengono pagati un euro, no? Un dollaro, diciamo un dollaro, no?
Ma poi c'è gente che dona anche 5, eh. Cioè, ci sono quei canali di YouTube famosi, tipo, che so, ASMR Massage Eder Feder, che se te vai a vedere la loro pagina Patreon guadagnano tipo 1400. Anche un'italiana che fa ASMR, la saluto, ciao Diana ASMR, che è italiana ma li fa in inglese, perché intanto l'ASMR, a parte l'ASMR non è che devi capire cosa dici, devi solo sentire dei suoni. Fatto sta che lei, non so, è americano o canadese, non ho capito. Comunque è andata anche a Radio Capital. Lei la sua pagina tipo 1200-1300 dollari al mese, così, diciamo, senza fare niente di speciale, far solo i video soliti. Allora, patron, vabbè, l'ho detto io, poi non sono stato dietro, non ho guardato. E funziona un po' come Kickstarter, cioè la gente ti sponsorizza per fare un progetto grande che non hai i soldi, no? In questo caso non è che c'è un progetto grande dietro, però ti sponsorizza. Allora, ieri mi è arrivata l'email da Patron, che non ho usato quasi per niente, e c'è stato un recente, un attacco, niente di che, abbiamo chiuso tutti i server, no prove, tutto tranqui. Oggi apro Gizmodo, attacco a Patron, 15 GB di dati riversati in tutti gli utenti. Ma cosa? Io infatti l'email di Patron l'ho letta ma non l'ho cagata. Quella di Gizmodo, cioè allarmistica, non è allarmistica, la verità, hanno riversato tutti i dati degli utenti, quindi c'è anche Diana, ci sei dentro, Gentle Whispering, sappiamo il tuo indirizzo di posta, adesso bisogna scaricare il file da 15 giga, però non è neanche tanto, si può fare, e vabbè, magari dopo ci proviamo, vediamo l'indirizzo privato di Feder. Poi vabbè, ci sono probabilmente anche numeri di carte di credito. Diciamo che te non è che spendi, no? Cioè te non è che prendi soldi. Non so come la storia. Comunque, se io ho la mia pagina non è che io devo spendere niente, no? Sono gli altri che spendono. Quindi forse le transazioni che sul mio conto sono state registrate, e ci saranno anche magari i numeri di carte di credito. Patron dice che i numeri di carte di credito non li tengono, e poi hanno una sicurezza 2057.000 bits, e infatti si è vista la sicurezza. E questo è quanto. Patron hackerato. Adesso le motivazioni di questo hackeraggio non le abbiamo comprese, perché l'altro, un mese fa, hanno hackerato Ashley Madison, il famosissimo portale americano per chi è sposato che cerca qualcosa in più, no? Che poi tra l'altro si è scoperto che, anzi, ve lo dico a voi sporcaccioni della rete, non andate in quei siti scambisti, coppie, cose, no, diciamo, se è un scambista di community, persone, ma quelli lì tipo ti trova la donna, che hanno dimostrato, almeno in Ashley Madison, che il 90% degli account femminili erano tutti fake, erano tutti dei bot creati ad hoc. Io ho imparato questa parola, ad hoc, perché ad hoc io pensavo che si diceva a apostrofo H-O, sembrava un po' quello là che non sapeva scrivere Londra, London, allora innanzitutto L apostrofo Londra, no? Londra. In inglese, allora, è l'apostrofo O-N-D-O. Comunque, ad hoc non ero sicuro come si scriveva. Allora, mi sono informato e ho scoperto che deriva dal latino, che vuol dire così, per questo motivo, per questo fine, diciamo. Pensa a te, è una parola latina. Potrò sfoggiare le mie frasi in latino culturali, così. Tra l'altro, amici, aperta parentesi, state vedendo il tempo quanto è bello, è perché doveva arrivare, cioè sta arrivando l'uragano Jacqueline, lo richiuderemo, Jacqueline è un categoria 4, forse diventerà anche categoria 5, ed era diretto a New York, però è infatti il sindaco di New York, aperta parentesi, si chiama Charlie, c'ha una faccia da italo-americano di qualche teleserie, film mafioso, incredibile,
Cioè, se io fossi uno che deve votare, non lo voterei mai a guardare la faccia. È cicciotto. Cioè, sembra proprio tratto da... Se fosse un film, sarebbe I Sopranos. Si chiama Christian ed il New Jersey, no? E parla anche con accento italo-americano del New Jersey. Che te lo dico a fare. Chiusa parentesi. Jacqueline doveva praticamente dirigere... allora il sindaco ha dato lo stato di emergenza del stato New York, no? Comunque, chiusa parentesi, Jacqueline doveva andare qui e sembrava che passasse anche sulla costa della Florida a largo, però comunque essendo un uragano così grosso, una perturbazione così gigante, grande quanto lo stato della Florida e più, avrebbe creato delle onde giganti al mare e anche alzato il livello del mare, che si chiama surge, che ad esempio alle Bahamas c'è stato un surge, non so come si dice in italiano, l'alzamento del livello delle acque di 10 metri, quindi ha sommerso il flusso, se hai la casa lì tutta sommersa, no? E quindi anche sulla Florida, però stamattina hanno detto che sta deviando verso l'oceano, quindi probabilmente non ci sarà niente di tutto questo, però ci sarà molta pioggia probabilmente. Chiusa parentesi. Allora, Ashley Madison l'avevano hackerato perché, a parte, vabbè, non è che volevano hackerarlo perché i profili femminili erano finti, ma perché la compagnia madre aveva relazioni un po' losche con dei paesi loschi, prostituzione, robe così, non lo so. E basta, chi c'è andato di mezzo? Vabbè, il sito, ma anche tutti gli utenti, tutte le loro info riservatissime, tutti i loro profili, i gusti, le foto, tutte online. Però lì scaricarlo è già più impegnativo perché sono non so quanti gigabyte, sembra 500 o 300 gigabyte. Chiusa parentesi, ritorniamo a Patrons. Beh, diciamo che nel mio caso mi avranno rubato le mail, quindi se ricevete spam, sappiate dove la gente sa lo scopo. Ma secondo me questi adesso casi eclatanti vanno sempre vengono recensiti da tutti i giornali, tipo qui. Ma secondo me ogni giorno ci sono un sacco di hackeraggi e non sappiamo, perché altrimenti da dove minchia trovano la vostra email? Voi direte vabbè, l'hai messa sul sito, l'hai messa, anche se non la metti sul sito pubblica, però la usi in qualche... alla fine gira e rigira lo spam t'arriva. Cioè, ci può essere che benissimo che magari l'hai usata in Badoo, non è pubblica, però nelle righine sotto fine print non hai letto che Badoo ha il diritto di usare e vendere la tua email a terze parti, bla bla bla, sicuramente. Quindi quello è un modo. L'altro modo sono sti hackeraggi, no? Perché ad esempio, allora, passi l'email che la usi sempre per registrarti, ok, quella vabbè può essere un po'... Ma il cellulare, io dico, il cellulare. Io per i siti non lo uso mai, tranne che ultimamente Google devi fare il due step, allora lo usi, ma il cellulare non lo usi mai. E, stranamente, mi arrivano a volte, adesso non tanto perché li ho bloccati, degli sms di pubblicità. Allora, dove mica lo trovo sto numero di cellulare? Sarà stato qualche... sito sminchiolato, sono toccherato, non ha fatto manco notizia e c'hanno il tuo numero, insomma. Questo è qua. Allora, voltiamo a pagina, notizia della italiane, parliamo notizie interne. Gigi, il grandissimo cantante napoletano Gigi D'Alessio, neomelodico, e se la regia può lanciare un contributo. Napoli, oh sole mio, mon amour. Ecco, grazie, contributo di Gigi D'Alessio. Allora, è sotto un'inchiesta che praticamente ha evaso il fisco per ben 1 milione di euro. Secondo me è un complotto, punto uno, perché ce la faccia pulita. Secondariamente sarà stato un complotto di Gianni Morandi, perché Gigi sta vendendo più dischi di Gianni, e allora Gianni gli ha fatto un complotto.
comunque l'ho messa su Face. Ma passiamo ad un'altra notizia italiana molto molto bella che sta riscuotendo un grandissimo interesse sulla mia pagina di Face. Tra l'altro, benzina, $1.96. Olè! Giustizia è fatta. E praticamente è arriva, cioè praticamente sta per aprire in Italia la pizzeria Domino. La pizzeria americana Domino, che è diciamo una catena americana come McDonald's di pizze, come Pizza Hut. Pizza Hut. Che poi Pizza Hut c'è in Italia o no? Perché in Germania c'è, no? Mi pare che in Europa Pizza Hut, cioè in tutto il mondo, solo nell'Italia, no. Fatto sta che Domino arriva. Ovviamente io su Face ho fatto il post un po' provocatorio per avere più like, insomma. Non è che su Face devi andare a dire guarda sta merda, bla bla. Lo te devi dire. Finalmente è arrivata la genuinità dei sapori del nuovo continente, misto alla grandissima esperienza culinaria degli americani. Finalmente Domino Pizza arriva in Italia e finalmente gli italiani comprenderanno il vero valore e smetteranno di mangiare quelle robe sbruciacchiate con i pomodori cinesi. Tac! Infatti, in meno di mezz'ora avevo già 600 visite, olè! Cioè, per fare visualizzazioni, io non so, ovviamente, ritornando sempre a argomenti Facebook, cose, non so se il post in sé, te prendi sto post della pizza, lo metti anche su Gatti, Associazione Gatti Abbandonati Italia, o è solo perché Facebook, l'algoritmo di Facebook ha capito che io posto sempre queste cose americane, italiane, Apple, Flame, trollate. Non lo so, fatto sta che quando posto cose così, della pizza, anche l'altro giorno ho postato una roba della pizza, un sacco di visualizzazioni. Quando posto, infatti ho postato poi Patron, cagato nessuno. Ieri ho postato l'impresa di Marta per comprare un iPhone 6S. Ieri sera tra l'altro siamo andati per la quarta volta di fila nella settimana a T-Mobile. Anche T-Mobile non siamo riusciti, non siamo riusciti anche per un semplice fatto che nessuno sa com'è la storia. C'è un po' di casino, tipo ieri sera T-Mobile ci diceva: allora, no, prepagato con il programma di Apple non lo puoi fare, però se lo compri sbloccato dovrebbe, cioè, allora dimmi sì o no, non dovrebbe, dovrebbe, allora mi compro un telefono sbloccato, costa $650 e poi dovrebbe, allora siamo ancora indecisi. Io gli ho fatto questa proposta a Marta: allora te mi paghi un China Buffet e un Terra Gaucha Brazilian Steakhouse e io ti compro l'iPhone rosa. Ma secondo me la Apple lo fa apposta, rendere le cose complicate, perché altrimenti, cioè, è come quando, tipo, devi fare una cosa e ci metti l'impegno, è difficile, però poi quando ci arrivi ti senti realizzato, cioè, ho lavorato 24 ore di fila, però, wow. Invece Samsung, vai a casa, guarda, cioè, la stronzata, proprio una merda, cioè, un lavoro, ti danno da fare, che so, devi mettere i like su dei post su Facebook, ti paghiamo $1,000 e vai lì, cioè proprio no gain no pain. Questa è la nuova campagna di Apple, cioè non c'è la gloria se non c'è il dolore. Questa è la campagna di Apple. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti.